Gran pallone per Nicola Zaleski, che ha giocato veramente una prima partita seppur non complessa con il Montecatini di alto livello. Adesso ancora Borja Mayoral che prova a puntare, cerca la conclusione e la risposta in calcio d'angolo da parte di Iannarilli. Riferimento centrale per Falletti, lascia correre il direttore di gara. Allora Diawara cerca di innescare Carles Perez, che viene a rigore. Carles Perez, il pallonetto, e trova il gol dell'1-0. Ancora lui, il primo gol ancora una volta è dello spagnolo Carles Perez. Grande giocata, riesce a toccare morbido il pallone. 1-0 per la Roma, il gol realizzato al 10° minuto. Subito Zaniolo, scatenato nella prima amichevole, pallone per Dzeko e poi Mkhitaryan. Subito Roma che mette in grande difficoltà la Ternana. Occhio dentro, attenzione al colpo di testa, arriva il gol da parte di Maras Kumbulla, che in area di rigore si è presentato, lui che non è nuovo a questo tipo di blitz offensivi. Palla per Mari Lungo, l'anticipo di Bagnez, il controllo di Mkhitaryan, perfetto ancora Mkhitaryan per Dzeko, Dzeko in rigore, può girarsi Dzeko, la risposta da parte di Iannarilli. Ancora il pressing della Roma, prova ad uscire la Ternana, devo dire lo fa discretamente, ma adesso Mkhitaryan recupera il pallone per Edin Dzeko, che carica il sinistro, la parata a terra da parte di Iannarilli.